È l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala su sentieri differenti, ecologici e coerenti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi. I funghi non hanno bisogno di tanta luce. No, teoricamente no. Mangiano anche crudi. Allora, crudi me l'hanno fatti mangiare con l'insalata e sono molto buoni quando vengono fatti in forno. La mia bimba li ama in forno col pan grattato e prezzemolo nell'aglio. Vengono chiamati per l'appunto cotoletto di funghi perché sono simili al pollo. All'interno dell'Istituto Tecnico Agrario a Firenze, nello specifico ci troviamo all'interno di quelle che erano le scuderie leopoldine. Questa struttura è purtroppo inutilizzata, è stata messa a disposizione da parte della scuola per questo tipo di attività che ora vi descriverò, ovvero la coltivazione dei funghi dal fondo di caffè. La scuola ha voluto ospitare una realtà innovativa, una startup innovativa, un po' per dare stimolo agli studenti che potrebbero realizzare così una loro attività e soprattutto incentrata sul recupero degli scarti. L'idea di Funghi Espresso è che i rifiuti non esistono. La startup si chiama Funghi Espresso e sostanzialmente abbiamo recuperato in 3-4 anni la media di circa una tonnellata e mezzo di fondo di caffè al mese. Da questi abbiamo prodotto diversi funghi, poi questi funghi sostanzialmente sono stati venduti al mercato locale tramite i classici canali di vendita, cioè gruppi di acquisto solidale, il mercato contadino. Il fondo di caffè che noi recuperiamo per la coltivazione dei funghi proviene dai bar vicini alla nostra sede di trasformazione di produzione. Noi abbiamo il bar più distante a circa 2,5 km di distanza. Il fondo di caffè arriva fresco in giornata qui all'interno della nostra fungaia, viene pulito, setacciato e viene inoculato, cioè ovvero viene messo dentro il fungo, il micelio, subito, lo stesso giorno della raccolta. Questo è importante per, diciamo, favorire la buona riuscita di poi tutto il processo. Oltre che di processo, l'innovazione un po' anche nel prodotto è quello di racchiudere all'interno di un kit un substrato da 1,5 kg di fondo di caffè già inoculato e pronto per la coltivazione. Questo kit praticamente rappresenta un po' far fare agli altri quello che facciamo noi all'interno del nostro processo di tutti i giorni. Quindi consiste nel aprire il cartone e quindi il sacchettino che si trova all'interno e bagnarlo con uno spruzzino un paio di volte al giorno. Dopo circa 7-10 giorni viene la prima produzione, viene raccolto il fungo e poi successivamente si gira il sacchettino all'interno, viene inciso dalla parte opposta per la seconda produzione. All'incirca un paio di produzioni nell'arco di 30 giorni. Il substrato esausto può essere utilizzato nell'orto e il resto può essere riciclato. Quindi questo prodotto è stato pensato anche per un valore, diciamo, oltre che produttivo, anche da un punto di vista, diciamo, didattica, di esperienze per quanto riguarda l'aspetto di educazione. Il fungo che coltiviamo noi è il secondo fungo più commercializzato dopo lo champignon. Si chiama Pleurotus. Il sacchettino, diciamo, con il fondo di caffè viene messo all'interno di una camera l'incubazione al buio per circa 25 giorni dove il fungo si sviluppa e poi una volta che, diciamo, è completamente colonizzato il fungo di caffè diventa il sacchettino di colore bianco, allora viene aperto, inciso e viene messo nella seconda camera che viene chiamata camera di fruttificazione, dove abbiamo un'umidità molto elevata e abbiamo la luce e dove in circa 7-10 giorni otteniamo il primo raccolto. E il substrato esausto, cioè quello che rimane dopo la coltivazione del fungo, viene utilizzato per il compostaggio prima e poi per la lombricoltura poi. E questo ciclo è un ciclo chiuso, come vuole l'economia circolare, cioè ovvero
copiando dalla natura, dove non esistono rifiuti, non esistono scarti, il fondo di caffè si trasforma successivamente e ritorna al suolo attraverso l'humus di lombrico. Oggi per pranzo abbiamo preparato un sugo che la chiamiamo trippa di funghi, però in realtà non ha niente a che fare con la trippa, è soltanto perché questo fungo qui nel sugo sembra proprio una trippa. Per me l'Italia che cambia è un'Italia che guarda al futuro e che guarda al futuro in maniera sostenibile, quindi come produrre con meno e come valorizzare quello che già abbiamo, quindi guardare prima di tutto agli scarti e quello che abbiamo nei territori. Quindi me la vedo come un'economia locale, però con uno sguardo globale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.